Io vorrei essere lì con voi, ma con tutto il cuore sarei venuto a Taranto, che è tanto che non vengo. E sento ogni tanto questa pugliesità, voglio sentire i profumi della Puglia. Però ci sarò un'altra volta. Un impegno dell'ultimo momento ha impedito a Lino Banfi di essere presente a Taranto, ma la cassa di Viaggio a Sorpresa e il film girato interamente in Puglia e coprodotto dalla BCC di San Marzano assieme a Bros Group Italia e 1111 Film non è mancato all'appuntamento con la proiezione tarantina del Teatro Orfeo. A partire da Ron Moss, il popolare ex Ridge di Beautiful, sempre più innamorato della Puglia, Paolo Sassanelli, Mayra Pietrocola, Mirko Bruno e i tarantini figli di Troll. La trama racconta l'arrivo in Puglia di Michael, broker di New York che desidera da sempre vivere in Italia. Acquista una masseria e viene travolto da una esuberante ed eccentrica famiglia pugliese. For the movie? Sono davvero felice per aver girato questo film in Puglia ed è una bellissima giornata. Il cinema ha scelto la Puglia e diciamo che il luogo, credo, dove ci siano più produzioni contemporaneamente, più di Roma, è la Puglia. Qual è stata l'emozione più bella di questo film? È stato sicuramente incontrare la gente per i paesi, la gente curiosa appunto di vedere tutte queste telecamere, il nostro set. Il presidente della BCC San Marzano, Emanuele Di Palma, conferma l'impegno dell'istituto nel cinema e nello sviluppo culturale del territorio. Questo è il 15° film che noi coproduciamo, non è sicuramente una nuova esperienza, ma questo, con questo film andiamo al di là dell'Italia, cerchiamo di oltrepassare addirittura l'oceano con un personaggio noto in Italia ma arcinoto anche negli Stati Uniti.